Non amo, devo dirlo molto francamente, far pervenire i miei saluti utilizzando questo tipo di strumento, però credetemi, fortunatamente il nostro movimento è esploso e gli impegni si sono centuplicati, non riesco ad essere dappertutto. Però in questo caso non volevo far mancare il mio saluto per due motivi. Uno, perché sono particolarmente legato alla vostra federazione per evidenti motivi legati al mio trascorso natatorio come atleta. Il secondo, perché non è mistero il mio rapporto di amicizia e di legame con Roberto Valori, al quale mi legano tante mattonelle contate insieme in acqua, tante esperienze nella nostra vita di ex, oramai molto ex nuotatori, ma anche e soprattutto mi lega il fatto che io sono particolarmente riconoscente al lavoro svolto da lui, attraverso ovviamente voi tutti, attraverso i suoi più stretti collaboratori, il Consiglio federale, i tecnici ai quali va un plauso sincero, ma soprattutto anche a tutte le società sportive sul territorio, i tecnici che operano nelle società sportive, tutti coloro che in maniera molto nascosta e che nessuno cita mai, volontari e quant'altro, rendono e hanno reso possibile questa crescita del movimento natatorio paralimpico. Vedete, i risultati arrivano quando si lavora bene. Voi evidentemente avete lavorato molto bene, ma questo non deve farvi crogiolare sugli allori, perché insomma gli impegni chiusa Rio già si stanno, sono programmati e bisogna pensare già con la testa a quelli che saranno i prossimi appuntamenti internazionali, ma soprattutto a quegli appuntamenti quotidiani che ci devono accompagnare, che devono rappresentare la nostra mission e quelli che sono i nostri obiettivi. È vero, sì, vincere le medaglie ci gratifica, a me personalmente mi inorgoglisce, come credo a ciascuno di voi, ma ciò che mi rende ancora più fiero è sapere, avere la consapevolezza che il movimento cresce, che tanti ragazzi e ragazze disabili di questo paese si avvicinano alle attività del movimento paralimpico e in particolar modo anche a quelle ovviamente natatorie. Da ultimo, permettetemi un ricordo e una sottolineatura per gli straordinari campioni di Rio de Janeiro, ai quali va riconosciuto il merito, unici protagonisti del successo paralimpico italiano. Per la prima volta siamo arrivati noni nel medagliere dopo 44 anni, qualcosa inimmaginabile solo pochi anni fa. E a loro deve essere tributato veramente un grande applauso che io virtualmente oggi gli dedico. Penso a Cecilia Camellini, inossidabile campionessa, penso agli straordinari Francesco Bettella e Vincenzo Boni, Vincenzo studia sempre, a Francesco Bocciardo, ad Ariola Trimi, a Giulia Ghiretti, sorriso contagioso e incredibile, a Efrem Morelli. Insomma, questi sono i campioni. Adesso uno dirà: si è dimenticato di me, ma non mi sono dimenticato di te, caro Federico, al quale sono particolarmente legato perché vedo in Federico uno straordinario nuotatore che insomma si è cimentato in diverse discipline, era morto e che mi ha regalato, come dire, la commozione di quella medaglia d'oro che oggettivamente porto dentro di me come prima medaglia d'oro che abbiamo conquistato a Rio, ma che sicuramente poi ha aperto delle giornate molto più gioiose anche per altre discipline. Quindi, ragazzi, quello che vi dico, complimenti, andate avanti così, state facendo un grande lavoro. Il Comitato Italiano Paralimpico, o meglio, la grande famiglia del Movimento Paralimpico Italiano, come io amo chiamare, perché la nostra è veramente, deve essere una grande famiglia, sta crescendo, è cresciuta tantissimo. Siamo diventati uno tsunami che sta pervadendo questo paese, grazie anche all'accompagnamento della RAI quale media partner, grazie al riconoscimento quale ente pubblico, sta contagiando positivamente questo paese. Il Movimento Paralimpico è uscito dalla riserva degli indiani, dal ghetto nel quale qualcuno ci aveva confinato e si sta conquistando e si è conquistata parte della sua dignità. Continuiamo così perché oggettivamente possiamo ottenere ancora di più, i risultati sono sicuramente importanti, ma io almeno mi accompagno il mio impegno quotidiano, credo come tutti voi, con la consapevolezza che le medaglie sono importanti, ma riuscire a portare fuori di casa un bambino o una bambina disabile, regalarle un sorriso, magari buttandola in acqua e facendola divertire, è la medaglia più bella del nostro movimento. Complimenti, andate avanti così.